Angioletti in casa, qual è il loro significato? Beh, ce lo siamo posti qualche giorno fa con un video che è stato pubblicato e che ha avuto, rispetto alla media, un bellissimo successo, e vi ringrazio tantissimo, tant'è che in onore a TikTok, perché siamo anche lì, sappiatelo, ho deciso di così rispondere ad alcune domande che ci sono state all'interno, e ringrazio anche tutte le altre persone che hanno, anche se con una semplice affermazione o ringraziamento, insomma, contribuito. Voglio partire da, in questo caso, Stella Ro. Stella Ro dice: non ho capito se dovremmo averlo in casa o no l'angioletto. Io non ne ho, eppure ho un fratellino morto ad un anno. Anzitutto, carissima Stella, non necessariamente deve trattarsi di un tuo aborto. Può trattarsi di un aborto di tua mamma, oppure di una morte prematura, magari a 5 mesi, di un tuo zio, chiamiamolo così, magari fratellino di tua mamma, ma che come memoria continua a girare in casa, nel senso, nel campo morfogenetico. Chi mi conosce sa che sono 25 anni che mi occupo dello studio del Feng Shui, questa antica arte millenaria orientale, che studia proprio il rapporto fra la persona e la casa. Per me non c'è differenza, però ecco, al di là di tutto, sappi che non necessariamente deve essere tuo. E poi, per esempio, non necessariamente deve prendere te come persona, perché il senso di esclusione che ha vissuto un abortito o una morte prematura, quella deve passare a qualcuno. Se non passa a qualcuno, passa a un prodotto di un'azienda che tu puoi avere, all'azienda stessa, insomma. Ci sono degli studi importanti di Bert Hellinger e vi consiglio di leggerli, studiarli, perché sono importanti veramente. Può essere ovunque un angioletto, anche stampato su di un calendario, un Botticelli per esempio. Un quadro può essere la rappresentazione, non so, di due angioletti, di due aborti o di una morte prematura e un aborto. Insomma, la fantasia qui tristemente galoppa un bel po'. Però sai, cara Stella Ro, questo sarà anche un tuo nickname, magari Stella non dico, però Ro probabilmente anche sì. A volte non ce l'hai come soprammobile, come stampa di un calendario, ma ce l'hai nel nome, quindi nella tua stessa persona, Stella. Che cosa significa Stella? Perché attenzione, apriamo una parentesi: il nome o un soprammobile per l'inconscio, sono la stessa cosa, questo a titolo informativo. Ma Stella, quando si hanno le stelle? Quando non c'è il sole. E chi è il sole? Il sole, tradotto anche Ra, ma detto anche Ro perché le vocali sono interscambiabili, l'ho detto un miliardo di volte. E quindi stiamo dicendo: una stella, non c'è sole, il sole è il papà, ce l'hai nel pseudo cognome se quello non è il tuo cognome. Però attenzione, perché Ro nello specifico ti sta dicendo che rappresenti un escluso, che non è stato riconosciuto dalla famiglia, e non necessariamente un aborto, ripeto, può essere una morte prematura o altre situazioni tipo figlio illegittimo e via dicendo. Ma Ro nello specifico indica che sta prendendo la parte economica della tua vita. Ro infatti indica l'acqua, rappresenta i conflitti di liquidi, rappresenta il fegato, rappresenta quel qualcosa che ha a che vedere con il tuo portafogli. Un consiglio che io ti do è ogni tanto dedicare un pensiero dolce, dire: ci sei, ti vediamo, ti onoriamo, vai alla luce, io ho deciso di rimanere ancora qui, viva. Poi abbiamo Francesca Pastores, dice: buongiorno, come faccio a sapere se in casa ho degli angioletti? Punto interrogativo. Lei si riferisce degli angeli, o intende angioletti come soprammobili? Mi riferisco nel modo specifico a soprammobili, dicevo, stampe, tutto ciò che viene chiamato anche manifestato. Il manifestato sono gli oggetti, le cose che abbiamo, ma anche gli eventi. Infatti adesso nel prossimo commento andremo a specificare una cosa relativa a questa, ma prima di proseguire ti ricordo che ci sono i sondaggi per l'Accademia. Mi raccomando, è importante. Però intanto ringrazio le decine e decine di persone che già l'hanno fatto. Se vai su Facebook qui sopra o YouTube qui sotto, troverai un link che ti rimanda ai sondaggi per sapere giorni, ora, ore che tu preferisci per poter partecipare all'Accademia e eventuale lavoro a turni, quindi necessità eventualmente di cambio di ora, quindi lì ci sarà qualcosina da dare
come mano, insomma, alla persona. Sono anonimi come test, quindi vai tranquilla, ma ci dai una mano. Veramente ringrazio tantissimo quelle tante persone che finora hanno aiutato. Continuerò a ripetere questa cosa e fra poco arriveranno i video brevi. E poi abbiamo da 0 a 10. Allora lei dice: ma questi angeli dovremmo averli in casa prima di scoprire questa cosa? Cioè lei fa capire, cioè, se c'è stato un aborto, io devo averlo avuto quest'angelo subito dopo il mio aborto, o di mia sorella o di chi per lei, oppure doveva già esistere magari dal precedente inquilino? Insomma, situazioni le più bizzarre, le più strane, le più usuali, ma voglio dire, una risposta importante, guarda, te la do, poi verrà in mente un po' a tutti. Immagina che sei andato ad un battesimo, il tuo aborto c'è stato 3 anni prima, oppure di tua mamma 30 anni prima, e vai, dicevo, a un battesimo e ti regalano una bomboniera, appunto, dicevo, bomboniera. Questo manifestato, cioè questo oggetto che ha preso forma attraverso il battesimo, ma più che altro l'omaggio, rappresenta quella memoria magari di 30 anni fa, dicevo. Uno dice: dopo 30 anni si manifesta? Certo che sì, perché un aborto non necessariamente entra nel, diciamo, si direbbe posto, spazio sacro nella vita di una persona e rimane lì. Può anche passare di generazione in generazione, ma anche da una sorella ad un'altra. Dipende da tutte le frasi che vengono dette in famiglia, da come si svolgono i rapporti, da tantissime cose. E poi, come per Stella Ro, già il nome invece di un oggetto è un nome. Beh, per esempio, puoi avere un'amica che quando ti viene a trovare ti dice sempre: ma sei un angelo. Nel momento in cui lei ti chiama "ma sei un angelo", che te lo dice per amore, ovviamente, e questo vale sia anche per chi si chiama proprio Angelo, e la variante femminile è Salvatore, beh, in quel caso, parlando di "ma sei un angelo", ti sta proprio dicendo: ma guarda che dentro di te c'è una vibrazione di quel tipo, c'è un impegno che tu hai preso proprio di quel tipo, cioè stai rappresentando un soggetto che morì prematuramente, vuoi come feto, vuoi come bambino che o bambina che morì molto molto presto. Ora non ci ossessioniamo nel dire: oh mamma mia, la mia amica mi chiamava proprio così, adesso gli devo dire che non mi chiami più così. Stiamo tranquilli, anche perché non è neanche detta sta cosa, però diciamo una buona probabilità che te lo stia dicendo proprio per ricordartelo, e questo ricordartelo è a livello inconscio, non a livello cosciente. Comunque, per approfondire tutti questi argomenti, ricordati la live che si tiene di martedì, ogni 2 martedì del mese, martedì 22 novembre alle 20:45. Trattiamo una cosa bellissima, una meditazione dedicata all'attivazione dei talenti. Mi raccomando, abbiamo già trattato questo argomento, lo ritrattiamo, e sapete che io metto sempre la chicchetta nuova. Mi raccomando, sii presente e non prenderti il tutto all'ultimo secondo. Fai già ora la iscrizione. È semplice, il link è qui sopra per Facebook e qui sotto per YouTube. Devi semplicemente cliccare e fare l'iscrizione. Un abbraccione e grazie a tutti quanti coloro che hanno scritto anche gli altri messaggi, più queste persone. Un abbraccione a tutti. Ciao ciao ciao.